I controlli di sicurezza negli aeroporti e nei porti possono portare alla luce alcuni carichi sorprendenti e a volte terrificanti. In questo video esamineremo bagagli puzzolenti, carichi vivi e altre incredibili scoperte fatte dai cani poliziotto addestrati. Cominciamo! Numero 8. Coccodrillo neonato. Il caos si è scatenato su un volo da Abu Dhabi a Il Cairo, quando un coccodrillo neonato è scappato dal bagaglio di un passeggero. Questo predatore, dalle dimensioni ridotte, lungo appena 30 cm, ha mandato i passeggeri nel panico mentre strisciava lungo la cabina, provocando urla e, indubbiamente, un po' di panico durante il volo. Il passeggero inaspettato ha tenuto occupati i membri dell'equipaggio mentre orchestravano una missione di cattura in volo. Dopo un'emozionante caccia attraverso l'aereo, i coraggiosi membri dell'equipaggio hanno catturato con successo il coccodrillo neonato, ripristinando un po' di ordine a 10.000 metri di altitudine. Senza l'intervento del cane poliziotto, nessuno avrebbe creduto a questa storia. All'atterraggio al Cairo, tutti i passeggeri sono stati sottoposti all'ispezione delle autorità aeroportuali, che hanno avviato un'inchiesta per identificare il proprietario del coccodrillo. Tuttavia, nessuno dei passeggeri ha confessato di essere il compagno di viaggio del rettile. Il coccodrillo neonato, ora una celebrità inconsapevole dei cieli, è stato prontamente consegnato alle autorità locali al momento dell'atterraggio per essere trasferito in uno zoo locale. Numero 7. 18 teste umane mozzate. La polizia ha scoperto una spedizione insolita all'aeroporto internazionale O'Hare poco prima di Natale. 18 teste umane mozzate. Tuttavia, la macabra scoperta sembra essere scomparsa dalle notizie, con i media locali che minimizzano l'accaduto. Le teste, provenienti da Roma, erano in viaggio verso un centro di ricerca nei sobborghi di Chicago. Tony Brucci, capo investigatore dell'ufficio del medico legale, ha assicurato a tutti che le teste erano correttamente conservate e contrassegnate come campioni umani, dissipando le preoccupazioni su una possibile trama da film horror in atto all'aeroporto. Quando la notizia è inizialmente emersa, sono sorte speculazioni sull'origine di queste teste. Si è scoperto che avevano intrapreso un viaggio transcontinentale dall'Italia all'Illinois per una destinazione infuocata, la cremazione. Numero 6. Bilance strane. Questo incidente particolarmente terrificante in Cina ha lasciato le autorità perplesse e il pubblico attonito. Guidati da un cane poliziotto, gli ufficiali doganali a Shenzhen, in Cina, hanno individuato un contenitore di carico sospetto, arrivato nel porto del distretto di Yantian, attraverso canali non convenzionali, che ha attirato la loro attenzione. Se il cane poliziotto non l'avesse catturato, nessuno avrebbe creduto a questa storia. Il contenitore mancava di documenti adeguati e destava sospetti, portando gli ufficiali a ispezionarne il contenuto. Quando il lucchetto è stato finalmente rotto, gli ufficiali hanno scoperto sacchi apparentemente ordinari a strisce blu e rosse pieni di carbone. Tuttavia, il carbone era solo una cortina fumogena per un carico più sinistro. Nonostante l'apparente innocenza del carico all'interno, gli ufficiali hanno scavato più a fondo e, mentre lo facevano, un odore pungente ha rivelato la verità scioccante. I sacchi contenevano 13,1 tonnellate di scaglie di pangolino. Questo segnava il più grande sequestro di sottoprodotti illegali di pangolino nella storia cinese, stimato provenire da circa 30.000 pangolini. In una svolta sorprendente, gli investigatori, armati di determinazione e persistenza, hanno risolto il caso. Li e He, complici responsabili di un'operazione di contrabbando di pangolini del valore di $758.000, sono stati arrestati. I criminali, una volta sfuggenti, hanno incontrato la loro rovina attraverso un indizio involontario. Una fotografia che ha catturato accidentalmente i tratti identificativi di Li, un neo sul suo piede. Mentre le autorità portavano Li e He di fronte alla giustizia, questo ha fatto luce sulla necessità urgente di misure più severe per proteggere i pangolini e prevenire la loro estinzione. Sebbene questa storia sia un passo avanti, la battaglia per salvaguardare queste creature uniche continua, sottolineando l'imperativo di fermare il commercio illegale di fauna selvatica e preservare il posto del pangolino in natura. Numero 5. Contrabbando di animali. In un altro sequestro in aeroporto al quale nessuno avrebbe creduto se non fosse stato catturato, i funzionari doganali hanno fatto un incontro a sangue freddo mentre sequestravano un carico clandestino di 45 pitoni reali, 3 scimmiette marmose,
3 tartarughe stellate e 8 serpenti del mais contrabbandati da Bangkok. Lo spettacolo strisciante si è svolto l'11 gennaio 2023, quando 2 zaini vagabondi lasciati incustoditi vicino al nastro trasportatore del bagaglio sono diventati i trasportatori inconsapevoli di questo assortimento esotico. I rettili salvati, con i loro piani di viaggio interrotti, hanno affrontato il rimpatrio a Bangkok il 12 gennaio. Sotto lo sguardo severo del Dipartimento dei Servizi di Quarantena e Certificazione Animale, è stata emessa un'ordinanza di rimpatrio, dando l'addio ai serpenti clandestini e ai loro complici esotici. Mentre gli animali esotici tornavano nella loro terra natia, i dettagli sugli smistatori accusati rimangono sconosciuti. Numero 4. Contrabbando di valuta estera. Un contrabbandiere all'aeroporto IGE ha cercato di compiere una follia che ha lasciato il personale di sicurezza basito. Il personale della Central Industrial Security Force, o CISF, ha intercettato un passeggero, Murad Alam, mentre cercava di fuggire a Dubai. Quello che non sapevano era che le arachidi in suo possesso nascondevano un segreto, valute estere del valore di alcune migliaia di dollari. Il comportamento strano di Alam ha destato sospetti tra il personale di sorveglianza e di intelligence del CISF, portando a un controllo accurato del suo bagaglio. Anche se la borsa sembrava essere imballata innocuamente con alimenti, la densità ha destato sospetti. Su richiesta, l'uomo ha dichiarato di trasportare cibo, ma abbiamo aperto la borsa per un controllo fisico, ha spiegato Hemendra Singh, ispettore generale assistente del CISF. Dopo un'ispezione più approfondita, la verità è stata rivelata. Arachidi, pacchetti di biscotti, pezzi di montone cotti e persino halwa, appena preparati, nascondevano abilmente mazzette di valute estere, rial sauditi, dinari ed euro. La creatività del contrabbandiere non conosceva limiti. Con i biscotti apparentemente sigillati, che nascondevano scomparti segreti, e i pezzi di montone che fungevano da nascondigli per le valute. In totale gli ufficiali hanno scoperto 2,25 lakh in rial sauditi, 1.500 in rial del Qatar, 1.200 in dinari del Kuwait, 300 in rial omani e 1.800 in euro, descrivendo l'operazione come un modus operandi unico e particolare. Gli ufficiali hanno valutato i contanti sequestrati per un totale di circa 50.000 dollari. Alam, non estraneo a questo metodo, lo aveva utilizzato in passato con apparente successo. Il passeggero e la valuta nascosta sono stati consegnati alla dogana per ulteriori azioni. Numero 3. Due migranti nascosti nei materassi. Quello che state per vedere è un incidente bizzarro che ha segnato quello che i media locali hanno definito come il primo tentativo di contrabbando di persone all'interno di un materasso. La trovata si è svolta al valico di frontiera di Farana, un punto di controllo tra Melilla, un'enclave spagnola sulla costa nordafricana, e il Marocco. È stata catturata dalla telecamera negli ultimi giorni del 2018 e ha mostrato a cosa sono disposti i migranti per cercare asilo. Il video condiviso su Twitter, apparentemente registrato da qualcuno coinvolto nell'operazione di ricerca, ha rivelato una scena particolare. Due individui vestiti con uniformi della Guardia Civile di Melilla sollevavano materassi apparentemente nuovi dal tetto di un veicolo. Mentre i materassi venivano tagliati, è emerso un carico inaspettato. Due uomini nascosti nel riempimento del letto. Credereste a questa storia se non fosse stata catturata dalle telecamere? Il conducente del veicolo carico di materassi ha colto l'occasione per fuggire in Marocco prima di affrontare le conseguenze di questo tentativo di contrabbando. Le autorità, tuttavia, hanno rintracciato il conducente e lo hanno portato in custodia. Sorprendentemente, i due migranti trovati nei materassi erano in buona salute e non necessitavano di cure mediche. Numero 2. Una borsa di anguille. Un viaggiatore all'aeroporto internazionale di Miami nel 2012 ha tentato una fuga scivolosa, contrabbandando una borsa piena di anguille vive. La furbata si è svolta quando la sicurezza ha scoperto il tentativo durante un controllo di routine del bagaglio registrato del passeggero. Per aggiungere più dramma a questo evento, il viaggiatore non stava solo trasportando una qualsiasi cattura ordinaria. La borsa conteneva 163 pesci tropicali marini e 22 invertebrati tutti diretti a Maracaibo, in Venezuela. Invece di impegnarsi in un confronto frenetico con la sicurezza, il passeggero ha optato per una mossa più strategica. Ha consegnato tutti gli articoli al servizio della fauna selvatica degli Stati Uniti. Numero 1. Pizza e raggi X. In un'inusuale svolta deliziosa degli eventi, una pizza ha conquistato il centro dell'attenzione in un aeroporto di Filadelfia mentre si preparava a intraprendere un viaggio attraverso lo scanner a raggi X,
guadagnandosi un posto nel feed di Instagram della TSA. Questa storia cremosa ha avuto una svolta sorprendentemente positiva. La pizza ha superato con successo il controllo di sicurezza, senza essere confiscata. La TSA ha condiviso giocosamente l'immagine, assicurando al pubblico che in effetti la pizza può volare. Sembra che questa pizza in volo avesse tutti i giusti condimenti per un viaggio senza intoppi attraverso la sicurezza dell'aeroporto, lasciando sia lo staff che i passeggeri con una fetta di divertimento. Questo contrabbando saporito dimostra che, quando si tratta di scoperte inaspettate negli aeroporti, anche una pizza può rubare la scena. Qual è stata la scoperta più incredibile, secondo voi? Lasciateci un commento e fatecelo sapere. Se avete apprezzato il video, non dimenticatevi di lasciare un like. Abbiamo anche altri video in arrivo, quindi continuate a seguirci. Grazie per aver guardato e ci vediamo alla prossima!